Incredibile, mamma mia, non ho fatto tante modifiche rispetto agli scorsi episodi perché lo sto registrando relativamente presto. Nei miei piani c'era, diciamo, da registrare il primo episodio di Project Playtime. Il problema è che io ero tutto tranquillo che il gioco era scaricato. Quando lo sono andato ad aprire non si era scaricato per niente. Cioè mi diceva che il gioco era completo, potevo giocarci, ma aveva scaricato tipo il 50% del gioco. Non so che era successo a Steam, però di fatto ho dovuto disinstallarlo e reinstallarlo. Quindi non riuscirò ormai a registrare Project Playtime. A questo punto lo registrerò la prossima volta che vengo in questo ufficio incredibile. Praticamente siamo rimasti più o meno come l'altro episodio. Ho costruito delle nuove terme perché i pal mi vanno altrimenti fuori di testa. Siamo saliti di livello perché ho catturato un pochino di pal. Questi me ne mancano tre. I fuac ancora, però ho finito le scimmiette. Ho catturato un pochino di pal base. Siamo saliti di livello incredibile. Volevo fare la pistola, però ci servono i lingotti di evito farming inutile. Vorrei fare un piccolo esplorazio, tanto per fare qualcosa di simpatico e goliardico, oserei dire. Stavo catturando qui gli elefantini d'acqua e mi ha sbloccato questa torre qui. Allora sono andato qua, ho sbloccato la torre e mi ha magicamente segnato questo affare che si chiama Caitris. Io direi di andare assolutamente a vedere che diavolo è questa cosa. Intanto gli altri li abbiamo presi tutti, Shillet pure. Questi due li abbiamo catturati, il pinguino ce l'abbiamo, questo è fortissimo. Il gioco mi sta dicendo di andare verso questa parte perché qui, come vedete, sono tutti forti, quindi andrei su in questa spiaggia qua e andiamo un po' a esplorazio. Magari troviamo qualcosa di simpatico. Andiamo a... Allora, eccoci qua. Isola nuova. Ho solamente sbloccato la torre. Fammi vedere quanti ce l'ho dei cervi. Mi sa che i cervi ce li ho sbloccati tutti. Sì, 10 su 10. Ah, ok, era proprio dentro un dungeon. Ah, mammut al 30. Sono più bassi di quello là al 38, eh. Proviamo un po' qua. Andiamo un po'. Kate, ma è bellissima. Aspetta, oh! Ma è bellissima, è una streghetta! Caitris! Ammazza, sono riuscito a prendere tutte e tre le palle fuoco. Andiamo di neve. Ok, abbiamo dato fuoco. Ce l'ha a morte con noi. Secondo me puzza di rule 34 tantissimo lei. Ammazza, fa dei danni assurdi. Evochiamo il King, che è il tank definitivo lui. È fortissimo King, eh. Ok, vai King. King. Diciamo che è un po' buggato il King. Ok. King? Diciamo che King Paga non sta andando molto bene, ve lo dico. Ah, perché vuole fare il raggio incredibile. Sì, vi avevo detto che avrei fatto la pistola, però diciamo che non è andata secondo i miei piani. Ok, vai Queen. Vorrei catturarla, eh. Ok, ancora presto, mi sa. Un altro colpetto. Ok, vai. Dai. Bellissima. Guarda i mempi che si fanno il bagno. Catturiamone uno, vediamo un po', almeno. Perfetto, non è andata molto bene. Almeno uno. Ok. Ok. La voglia, 4 su 10. Vi prometto ragazzi che nel prossimo episodio faremo la pistola. Ah, quel fuoco è morto, non so come, però vabbè. Ok. Ok, ci manca pochissimo a livello 27. Ah, diciamo che è andata molto bene, sono contento. A questo punto proviamo a catturare di nuovo un King Paga, che dite? Così saliamo di livello. Eccolo, cioè io ho paura però a colpirlo quell'affare, che dite? Livello 24, se non gli facciamo niente. Faremo una brutta fine, ragazzi. Vabbè, a parte che non l'ho preso. Non lo so. Cioè, c'è una parte di me che vorrebbe catturare il mammut, però... Mi direi che è lento da morire, quindi... C'è speranza? Ai, caramba, ragazzi. Ci ha fatto veramente male. Forse abbiamo vinto il mammut? No, forse no. Sì, forse sì. In realtà potrei mettermi a farmare il mammut qui, eh. Cioè, non lo vedo molto sveglio. Mi sa che non è una grandissima idea fare questa cosa qui. Andiamo a raccogliere quella, va? Proviamo a catturare questo. Vediamo un po' se riusciamo a fare un po' di... Mamma! Che fastidio questi piccoli pal che sono veramente fastidiosi. Ok. Mm.
salvatori di livello, bene. Ok. E che ci abbiamo. Io ho talmente tante di queste. Veramente? Devo ammazzarla, vero? Ok. Ok. 6 su 10. Il mammut è sparito, eh? Mi sa che è despawnato. Si potrebbe fare, per carità, se mettessi a farmare qui, quel mammut lo potremmo catturare, però beh, magari non è il massimo. A questo punto proviamo ad andare a fare il giro dei boss oggi, dai. Andiamo a fare il pinguino. Ok. Ammazza quanto danno fa qui, eh? Perfetto, l'ha ucciso. Come ho detto, è morto. È andato. No, l'abbiamo veramente distrutto, va bene, ok. Appena costruirò la pistola sarà più facile, perché faremo, spero, più danno noi. Andiamo un attimo alla base, ci ripariamo, andiamo avanti. Beh, minchia, è fortissima l'armatura di ferro, wow. Resiste tantissimo rispetto all'altra. Due letto morbido per pallo. Le possiamo fare i letti morbidi per pallo? Ci serve la stoffa? Non abbiamo la stoffa? Vai, facciamo la stoffa al volo, vai. Se penso quanto è cattivo lui da catturare, è difficilissimo lui. Ah, possiamo fare i lettini? Ne distruggiamo due e ne rimettiamo due, vediamo un po'. Smantella uno e due. Uno. Facciamo i lettini nuovi, beh, rispetto a questi di legno sono vagamente più carini. Mazza, è fortissima lei, a quanto pare. Interessante. Mi sa che Shota lo mettiamo un attimo qua e ci mettiamo lei dentro la squadra. Perché vorrei avercelo sempre il King, che è un tank, capito? Questi li teniamo un attimo qua, poi in caso li cambio. Però lei mi interessa tantissimo. Fai un po' vedere. Ma è bellissima. Mi piace tantissimo il design. Tecnologia, io mi terrei le cose così, perché per adesso mettere i punti qua. Vabbè, questa ce la possiamo prendere. Sfera Tera? Questo è per i leggendari, vabbè, per adesso è inutile per noi. Ammazza, livello 2 su tutto, è fortissima. Quando combatti insieme a te aumenta la possibilità di ottenere oggetti scongiù a pari attributo non elementare. Vabbè, ma è fortissima. Ok, altro lettino. Boom. Vai. No! È una maga, quindi il martello lo muove con un incantesimo. No, vabbè. È un dettaglio adorabile. Ah, poi è versione gigante, perché l'ho trovata pure come boss. Vabbè ragazzi, non farò una battuta però, perché sono un signore. Facciamoci una dormita e andiamo a esplorare. Ancora un pochetto. Spostamento orario. Allora io continuerei a questo punto a esplorare questa zona qua, perché l'altra volta abbiamo sbloccato una zona che era un pochino troppo forte per noi. Quindi andiamo un po' sempre in alto, perché ci potrebbero essere delle uova sus. Guarda quante uova. Voglio uova. Abbiamo sconfitto la prima torre. Io non so adesso quali saranno le altre torri in ordine, quindi magari capitiamo pure nella torre sbagliata. Queste prometto che le leggeremo tutte ste note. Scusami? Che cavolo è questo affare? Moss Panda, ma è bellissima. 27. Ma tutti fortissimi sti pal. Beh, il fatto che mi stia dando così tante sfere verdi, secondo me è fortissimo questo. Ah, vola? Ok, vai. Ok, un colpetto alla volta, ragazzi. Un colpetto alla volta e ci catturiamo il panda. Non è il massimo della furbizia. Ok. No, dai, che peccato. Ok, l'abbiamo preso. Dai, dai, 22. Oh, grande. Abbiamo catturato Moss Panda. Adesso voglio fare la stessa cosa col mammut. Vai. Dai. Mazza, mi facciamo niente al mammut. Al 35. Mamma mia, che toro quello. Dipende se lo riusciamo a incastrare. Se lo riusciamo a incastrare che non fa attacchi infami, potremmo farcela. A catturare anche lui, eh. 35 però. Ok, non gli facciamo niente, ragazzi. Veramente niente, niente, niente. Però con calma e sangue freddo. Ci metteremo una vita probabilmente a fare sta cosa, però. Questo mi sa che non lo catturo con le sfere azzurre, mi sa. Questo mi dà l'idea di sfera verde. 107. Vabbè ragazzi, ci avrà non so quanta vita stavolta. Finiremo l'episodio catturando un mammut o fallendo miseramente, quindi. Vai, 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 vai. Sono sincero, non mi aspettavo mi colpisse col tornado attraverso le montagne. Questa cosa non è andata molto bene. Se proviamo a fare una cosa sus, tipo a mandargli un palo. Ci becca da qua su.
Vai, vai, Queen. Vai. 4 rileva. Beh, vai, vai, vediamo un po' la piccoletta. Come se la cava? Wow, ok, abbiamo dato fuoco. Dai, dai, dai. Ormai ho capito che il trucco è levare i palli in continuazione. Dai, un colpo del King. Non vorrei ucciderlo, capito? Vai. Un altro colpetto di lei, magari. È dura, eh? No, ragazzi, ho sbagliato la grande. E che c'ho pure le sfere baldorate, però mi sembra veramente eccessivo. Mamma mia, ragazzi, ma quanto è duro sto coso. Niente, pure salito. Niente. Che dite, ragazzi? Guarda se non c'è muore questo. Niente. È veramente imbarazzante la potenza di questo fare. Lo sapevo, lo ammazzavo. Ragazzi, ci avrei scommesso che lo ammazzavamo, ma niente, ci abbiamo provato. Va bene, è stato completamente tutto inutile, vabbè. Cos'è il premio di consolazione? Un pallo di cui non so assolutamente niente? Vabbè. Senti, ho appena perso contro un mammut metà delle mie risorse inutilmente. Fatti catturare, per favore, dai. Ok, perfetto. Sono un po' deluso, ragazzi, perché per carità ci serviva il grasso dell'elefante per costruire, mi pare, un'arma. Però, cavolo, ho veramente sprecato un sacco di risorse inutilmente. Abbiamo catturato una waifu, però abbiamo perso il mammut. Ci deve essere qualche trucco incredibile per fare il mammut. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo episodio di Palworld. Abbiamo una nuova waifu. Abbiamo perso contro il mammut, ragazzi. Un giorno riusciremo a catturare quel mammut. Forse siamo pure bassi di livello, forse è per quello. Siamo a livello 27, quello è a livello 35. Vabbè, abbiamo sprecato un po' di risorse, però dai, ne valsa la pena. È tutta esperienza per quando ne cattureremo uno e sarà qui a pascolare il nostro incredibile prato della casa di legno. Che cosa siamo a voi e ci vediamo alla prossima.